Non credo però accada qualcosa di particolare se ora interagisco col piano. È un pianoforte. La parola Omori è incisa al centro. Ah! Ehi, ciao a tutti amici! Bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori! Nello scorso video abbiamo sconfitto la principessa Sweetheart e dopo essere caduti nella voragine che da lei stessa aperta, dopo che è andata via col suo capitano Space Husband, e abbiamo letto diverse storie sulla vita di Sunny e della sua combriccola. E oggi sono più mai che deciso ad andare avanti e scoprire cos'altro ha in serbo per noi il gioco. Allora, ho letto tutti quanti i libri, quindi credo. Libri, poi vabbè, sì, la storia. Ci hanno raccontato un po' di storia, un po' di quello che hanno fatto gli amici durante l'estate. E non posso però andare in questi punti perché sono bloccati da delle ombre che non ho ben chiaro cosa rappresentino. E è vero che però scendendo qui sotto senza andare a controllare se il giardino del castello era stato liberato il passaggio perché c'erano dei rovi, mi sono bruciato appunto quella possibilità. Quindi magari potrei ritornarci in un secondo momento e cercare un'altra strada che mi porta da qualche altra parte. Anche perché devo tornare nel bosco delle pirolucciole, quindi. Parte di questa mensola è stata pulita, ora puoi scorgere un buco, vuoi guardarci attraverso? Oh. Ottimo. Abbiamo visto Basil per un attimo. Non dimenticare, è nel baule dei giocattoli? Una chiave è in un baule dei giocattoli. Oh, cavoli. Possiamo già tornare sani. Allora, un attimino. Vediamo cosa c'è. I disegni, bene o male, mi sembrano sempre gli stessi. Ora c'è anche un battito cardiaco. Oddio, no, i disegni sono cambiati effettivamente. Qui c'è sempre questo crippetto. Crippello, chiamatelo come vi pare. Qui ci sono delle luci. Sì, non mi viene il termine tecnico, sinceramente. Lampadine, eccolo, figurati. Portatile, allora. Il gioco dell'impiccato inizia a essere sempre più completo. Benvenuto nella tua. No, nella tua non può essere. Benvenuto nella. La cappa vicino il gioco della roulette. Nella fiamma di un braciere perduto. Oddio, alcune. Ma aspetta. Perché alcune sono segnate diversamente? Ah, queste sono quelle che non vanno usate. Quindi devo trovare. No. Benvenuto nel. Oddio, è strano però. Un apostrofo va trovato? No. Come faccio allora? Nell'apostrofo, è strano, molto strano, perché la E pure c'è. Mi sa che serve la O e la R anche. Passa del tempo con una rana? In una grande vasca piena di bolle, insieme ad altre O. Queste non sono semplici. Ma le troverò. Non c'è altro, mi sembra. Devo accoltellarmi per forza. E andiamo. Che devo fare? Non c'è altro da fare. Quindi ora ci risvegliamo come Sunny. 2 giorni rimasti. Bussano sempre alla porta con veemenza. C'è un messaggio. Vediamo un po'. Ciao Sunny, sono mamma, va tutto bene? Non stai rispondendo né alle mie chiamate né ai miei messaggi. Continua ad ignorarmi, inizierò a Se continui ad ignorarmi, inizierò a preoccuparmi. Spero che tu stia svolgendo le tue faccende. Credo che neanch'io riuscirei a finire tutto in un giorno. Sei riuscito a visitare Kel? Se non l'hai fatto, è tutto a posto, posso capire. Prenditi il tuo tempo. Comunque sia, potresti controllare nel ripostiglio al piano di sotto se c'è qualcosa che vuoi tenere? Butteremo via quello che non vuoi più. Ok,
Ok, tutto pronto. Ciao, tesoro. Che cosa devo fare? Ok, niente, non devo fare niente. Volevo lavarmi i denti, ma per sbaglio ho detto di no, quindi nulla da fare. Dunque, non ho nessun tipo di cassetta di giocattoli. E boh. Vabbè, a sto punto diciamo di sì. Rispondiamo. Apriamo sta porta. Buongiorno, Sunny. Sì, sarei dovuto passare questa mattina, ma sembra che Hiro non tornerà prima di questa sera, quindi ne ho approfittato per dormire un po'. Mamma mi ha detto di comprare delle cose alla piazza di Faraway. Ho pensato che forse sarebbe stato più divertente se ci fossimo andati insieme. Vuoi venire con me? Ma certo che vuoi. Sì, va bene. Gattino? Diamo del pesce al gattino. Non ho del pesce con me. Top! Kel puzza, no, dai. Dannazione, devono essere stati Aubrey e la sua banda con i monopattini. Sii onesto, puzzo. Grande. Ma non l'ha visto quando è uscito stamattina, vabbè, dai. Andiamo a comprare quindi del pesce anche per il gatto, oltre a quello che serve a Kel, perché no? Prima qui c'è qualcosa da fare, c'è Aubrey? No, Aubrey. Basil! Ehi, Basil! Ehi, Kel! Ehi, Sunny! Basil, come va? È bello vederti in giro! Dopo ieri ti senti meglio? Eh? Ieri? Cosa intendi? Hai avuto un gran mal di pancia, no? Per quello sei dovuto andare al bagno. Ah, giusto! Sì, ora mi sento molto meglio. Vuoi passare del tempo con noi? Sandy non sarà ancora nei paraggi per molto, lo sai? Non so. Forse domani. Ma come domani è l'ultimo giorno? Non preoccuparti, non devi forzarti. Possiamo sempre vederci più tardi. Hai ragione. Ok, allora, a dopo, credo. Che peccato. E questa chi è? Ehi, vicina, come butta? Ehi, Kel, chi altro c'è con te? Aspetta, ti conosco, sei Sunny, giusto? Scusa, ne è passato di tempo. Ci siamo incontrati solo poche volte. La mia famiglia è sempre vissuta a Faraway, mentre io ho frequentato un collegio per qualche anno, tornando ad abitare qui solo 3 anni fa. Hai iniziato ad amare l'odore del mare quando è andata in un collegio che era vicino ad una spiaggia? Ok, colleziona conchigli e altra roba? Ah, interessante. Una conchiglia, avevo una lettera che mi serviva se non sbaglio. La T forse. Se avete delle conchiglie potreste portarmele, sono difficili da trovare ma ne varrà la pena. Okidoki! Kel deve comprare delle cose al negozio. Quindi, io anche dovrei comprare del pesce per un gattino che si trova sopra casa nostra. Andiamo un attimino da Gino. Perché sembra che Kel debba... Ah no! C'è Aubrey e la sua banda di teppisti. La pizzeria di Gino è il massimo. Questa è disgustosa, lurida pizza al formaggio. La mangerei per sempre. Diamoci dentro. Quindi, pomeriggio si va al nostro covo segreto, giusto? Sì, porterò la mia canna da pesca. Ah, bene, bene. Quindi dobbiamo seguirli. L'ho fatto io con dei bastoncini e una corda. Charlie, dici che funzionerà? Quindi andremo al nostro covo segreto? È proprio un posto magnifico. Vedrò di portare una delle mie ragazze. Ma Maverick non era quello che non riusciva ad avere una ragazza che usciva, che le pagava per uscire con lui? Si è allenata per tutta la settimana per trovare delle ottime petruzze. Prova quanto vuoi, Kim, ma non batterai mai il record di Aubrey. Stai zitto, Mikael. Non dovresti cercare una ragazza che voglia starti accanto? Ah, era Mikael, non Maverick. Giusto, giusto. Senza essere pagata, eccolo. Ah no, era sempre il Maverick! Vabbè, sì, mi sono un attimo confuso allora. Era effettivamente sempre lo stesso personaggio. Mi sembrava strano, infatti. Ti sei fatto male, maestro? Ora pagherai per questo! E ridono. Ah, non so se avvicinare Aubrey o se andarmene senza parlare. Non ci calcola. Wow. Andiamo allora al supermarket, visto che Kel deve comprare roba. Andiamo a panificio, mia madre ha fatto un ordine. Eccomi qua.
Devi ritirare un ordine. Tua madre ha detto che saresti venuto, ma non pensavo così tardi. Vado a... in effetti sì, pomeriggio è un po' tardi per il pane, eh. Però si può fare. Quindi questo è dei parenti di Mikael. Va bene. E qual è il suo ordine? Speriamo di rivedervi presto. Mancava solo da prendere l'ordine del sandwich Hero Sandwich alla pizzeria. Siete la famiglia che continua ad ordinare panini al posto della pizza in una pizzeria. Ma è sul menù, giusto? Beh, sì, ma hai ragione. Se vuoi scusarmi, vado a prenderti il panino. Amico, sei sul menù. Non credo di avertelo detto, ma mio fratello si fa chiamare Hero proprio grazie a questi panini. Ne va matto. Sorpreso? Già, conoscendolo anch'io pensavo ci fosse qualche motivo più nobile dietro. E invece, fatto sta che qui nessuno lo chiama più Henry. Oh! Ecco il tuo ordine, buona giornata! Va bene, grazie. D'accordo, ora possiamo andare. Dobbiamo andare a casa tua? Ottimo. Oh! Prodotti da forno presi, panini presi. Dovrebbe esserci tutto e siamo ancora in tempo. Andiamo a casa, Hiro dovrebbe tornare a momenti. Let's go, let's go! Ok, qua dovrebbe esserci poi la chiesa alla fine della strada. Sì, c'è la chiesa. Ma qua non si può andare oltre, quindi non so dove sia questo laghetto, questa spiaggia. Il cimitero qui dietro inquieta il prete? Andiamo a vedere. Non è un prete, è un pastore sicuramente. Quindi vorrei un attimino farci un giro per capire. Dei pezzi di puzzle? Possiamo raccoglierli? No. Del pane? Del pane? Ma che è successo qui? Stranissima sta roba qua sulle lapidi. Oh, la nostra. Oddio, la nostra amata Mari. Il sole splendeva più intensamente quando eri tra noi. Mari, sembra essere passato così tanto tempo. Penso ancora molto a lei. Sono sicuro lo faccia anche tu. Sai, quando Mari se n'è andata, Hiro ha smesso di preoccuparsi di tutto. Non voleva uscire dal letto né per andare a scuola né per mangiare. Aveva smesso di prendersi cura di se stesso, di cucinare. È rimasto in questo stato per un anno. Anche mamma e papà non sapevano cosa fare. Abbiamo provato ad aiutarlo e supportarlo, ma non serviva a niente. Una notte sono andato a controllarlo mentre era avvolto nelle coperte e ho iniziato a parlargli. Parlavo di quanto ci mancava e che volevamo che si sentisse meglio. Che eravamo tutti preoccupati, che Mari non avrebbe voluto vederlo così. Credevo lo stesse aiutando, ma. Ma Hiro. Hiro si è arrabbiato. Improvvisamente si è alzato ed ha iniziato a urlarmi contro delle cose. Alcune mi hanno fatto veramente male. Ma credo di essermi ripreso dalla maggior parte. I suoi occhi erano veramente rossi. Ma più urlava, più piangeva. Ho provato a calmarlo, ma qualsiasi cosa dicessi lo faceva stare peggio. Non avevo mai visto Hiro fare niente del genere prima. Mi ha veramente sorpreso. Ed ero così spaventato che ho iniziato a piangere anch'io. Alla fine mamma e papà sono corsi nella nostra stanza per abbracciarlo e farlo calmare. Ma loro mi hanno completamente ignorato. Credo fu questo il momento in cui Hiro tornò in sé perché corse da me e mi abbracciò subito. Non la smetteva più di scusarsi. Nei giorni seguenti iniziò a sentirsi molto meglio. Aveva ricominciato a prendersi cura di sé, si impegnava molto di più a scuola, iniziò molte attività extrascolastiche. Naturalmente è ancora bravo in tutto ciò che fa e si impegna sempre tantissimo. Sono molto fiero di lui. È molto introverso rispetto a prima, ma sono veramente contento di aver avuto mio fratello indietro. Comunque, scusami per la lunga storia. Non credo di averne mai parlato con nessuno prima d'ora. Non è colpa sua, ma credo che Hiro si ritenga ancora responsabile per la morte di Mari. Oh, quindi è stata colpa sua in parte? Ok. Non è mai venuto qui, nemmeno una volta. So che è doloroso, ma credo gli farebbe bene. Almeno credo. Vediamo Hiro quanto è cresciuto.
Aspetta, eccoci qua. Prima di entrare, credo che sia giusto dirti che mia madre potrebbe essere un po' arrabbiata con me per averci messo tanto tempo. Sarei dovuto tornare per mezzogiorno, ma... Beh, senti, non sono mai stato bravo con gli orari, ma non ti preoccupare, ho una soluzione. Entrerai prima tu, così ti vedrà per primo, e per l'emozione si scorderà di essersi arrabbiata con me. Visto? Sono un genio! Ok, andiamo. Signora! Sono Sunny, l'amico di suo figlio Kel! Mamma, Sunny è qui! Oh! Kel, perché ci hai messo così tanto? Da quanto sei in giro? Quanto ci metti per prendere? Aspetta, sei Sunny! Ma sì, sei proprio tu! È così bello rivederti! Sei così magro! Stai mangiando come si deve? Ecco, questo è quello che avevi chiesto, anche se in ritardo, eh? Sbrigati, Sani, andiamo in camera mia. Aspetta, giovanotto, dove credi di andare? Ciao, mamma! Quando la cena sarà pronta, chiamami. Ah, screanzato. Ah, i parenti di Kelly in quelle foto, eh? La porta è chiusa. Ah, non è il bagno. No. Voglio andare in bagno a vedere se magari. No! Voglio vedere se c'è una vasca piena di bolle. Wow! Si riconosce subito quale parte è di chi. Eccoci qua, fai come se fossi a casa tua. Guarda, ho finalmente un canestro e uno stereo portatile. Mettiamo un po' di musica, ti va? Oh sì, questa è perfetta! Anche se mamma dice che devo tenere il volume dello stereo basso, sveglierò Sally. Ah, già, non hai ancora incontrato Sally, vero? Chi è? Sono diventato fratello maggiore. Sally è la mia sorellina. A cena, no, probabilmente la porterà piano terra. È molto carina. È tutta suo fratello, onestamente. Kel, c'è una ragazza fuori dalla porta. Dice che è qui per vedervi. Chi sarà mai? Posso entrare, sì. Beh, in effetti, chi è che tiene una vasca piena di bolle senza motivo? Nessuno, certo, però volevo comunque provarci. Una ragazza che più. Chi è? Ah, la Polly, certo. Ciao Kel, ciao Sunny. Scusate per il disturbo. Sapete per caso dove è Basil? Pensavo fosse con voi. Basil? Qualche oretta fa mi pare di averlo visto al parco. Se mai lo vedeste vedere, ditegli di tornare a casa. Sono molto preoccupata per lui. Certo, Polly. Anzi, adesso usciamo e lo cerchiamo. Sapevo di poter contare su di voi. Che strano. Basil non si vede da tutto il giorno. Ho un brutto presentimento. Specialmente con il gruppo di Aubrey in giro. Dovremmo cercarlo prima che faccia buio. Mamma, possiamo uscire, per favore? Beh, quella ragazza sembrava estremamente preoccupata. Ah, ok. Ma tornate per la cena. Grazie. Allora, dobbiamo cercare Basil. Dove potrebbe essere? Era qui, no? Ehi, dove potrebbe essere Basil? Non lo vedo da nessuna parte. Qualcuno mi aiuti! Sunny, l'hai sentito? Quello deve essere Basil! Aiutatemi, vi prego! Da dove proveniva la sua voce? Da in mezzo agli alberi, forse? Aspetta un secondo, conosco questa zona. La voce di Basil proviene dal nostro vecchio nascondiglio. Ah, lo sapevo! L'entrata dovrebbe essere ancora qui da qualche parte. Ecco allora dov'è. Wow. Aiutatemi, vi prego! Cosa ti stai lamentando a fare, Basil? Basta fare scenate. Questa è la nostra base segreta, non puoi stare qua perché non ti abbiamo invitato. Cavolo, Basil, abbassa la voce. Qualcuno potrebbe trovare questo posto. Sì, noi stiamo cercando di farti del male, stiamo solo cercando di farti andare via. Ehi, fermatevi! Che state facendo a Basil? Ma che? Sono di nuovo Kel e Sunny! Perché dovete essere sempre dappertutto? Come avete trovato questo posto? Dai, Aubrey, dobbiamo difendere la nostra zona! Aubrey! Vai via, Kel, non sei il benvenuto qui, questo è il nostro posto!
Oh, è il vostro posto ora? Beh, questo era anche il nostro posto un tempo. Non è vero, Aubrey? Attenti a quello che dite, ve ne pentirete. Bene. Se è questo che pensate, almeno smettete di bullizzare Basil. Noi non gli abbiamo fatto niente. È lui che è stato a urlare senza motivo. Sì, certo, come no, perché mai dovremmo credervi? Stiamo dicendo la verità. Smettere di fare bastardo presuntuoso. Andiamo, ragazzi. Assicuriamoci che questa sia l'ultima volta che questi due scherzino con noi. Ottima idea. Ti seguo, il Maverick. Vai, Aubrey, anche tu ti ci metti? Adesso vediamo, Kel. Se tu e Sunny volete combattere contro di me e i miei amici, nessun problema. Coraggio, squadra, diamogli una lezione! Sì. Non posso scappare? Ah. I teppisti, proprio un attacco totale. Aia. Cinque danni solamente? Ma sono immortali. E lanciano le caramelle, ci fanno male? Ma scusami. 18 danni. E 6 danni da Sunny. Ah, si fanno male, ma ci vuole molto tempo. Ci picchia, non è facile questa. No, ma quanti danni fanno? Fanno un po' troppi da... sì, vabbè. Lo sapevo. Sapevo avremmo vinto. Abbiamo vinto, maestro, abbiamo vinto. Nerd, fuori dalle scatole ora. Kim, ho fame, andiamo a trovare qualcosa da mangiare? Kel, Sunny, andatevene immediatamente via di qui. Aspetta, abbiamo davvero vinto. Abbiamo azzerato i vostri life points. Ah, scusa Sunny. Eravamo soltanto in due alla fine. Come potevamo abbattere il loro gruppo? Anche se, sì, sono un mucchio di idioti. Anche se mi sembrava che non stessero prendendo più danni alla fine, dopo quelli che gli ho fatto all'inizio. Quindi mi sa che era da perdere proprio. Non ne sono sicuro, ma vedrò poi magari qualcosina su internet se qualcuno l'ha battuti. È finita, Kel. Andatevene alla svelta. Non è più il vostro posto. Ora appartiene a noi. E qui non vogliamo bambini un po' troppo cresciuti o psicopatici con un coltello. Perché invece tu con una mazza chiodata non sei una psicopatica. No, mi rifiuto! Non posso lasciare questo posto sapendo che tipo di persona sei diventata. Voglio dire, pensi che Mari ne sarebbe felice? Perché continui sempre a nominarla? Devo dirlo di nuovo, Mari è morta! Puoi smettere di ripeterlo? E già che ci sei, lascia perdere anche l'atteggiamento alla finta spaccona. Non riesco a crederti quando dici che non tieni più a noi. Hai dei nuovi amici adesso, ma stai ancora andando nel nostro vecchio covo. Capisci anche tu che c'è qualcosa che non va? Non ascoltarlo, Aubrey. Sta solo dicendo le sue solite cavolate. Vero, Aubrey? Ah, non è più divertente. Voglio andare a casa. Andiamo via di qui. Ti seguo. Aubrey, vieni anche tu? Oh, ok. Ci vediamo dopo allora. Aubrey. No, piange. Perché? Perché continuate a tornare? Ti ho già detto di lasciarmi in pace. Sunny, perché? Perché ti fai vedere solo adesso? Vogliamo solo che la smettessi di prendertela con Basil. Che cosa cavolo ti ha fatto? Voi due eravate amici. Noi tutti lo eravamo. Pensi che io sia il bullo, ma anche tu hai le tue colpe. Dov'eri quando Mari è morta? Dove eravate tutti quanti? E tu, Basil, sei il peggiore. Come puoi ancora farti vedere dopo quello che hai fatto? Aubrey, io... Stai lontano da me!
Cavoli. Maledizione. Ma che cavolo, Aubrey, cosa stai facendo? Questa volta hai esagerato. Aspetta un secondo, io non intendevo. Sandy, non preoccuparti per Aubrey, io la distraggo. Tu vai ad aiutare Basil. Per salvare Basil, certo. Ecco come sconfiggiamo la paura di affogare, allora. In questo modo si aprono alcune strade che prima non potevo visitare. Credo che sia il momento migliore per interrompere il video. Nel prossimo episodio di Omori affronteremo la paura di Omori di affogare e la sconfiggeremo e questo ci aprirà tantissime, spero almeno tantissime, alcune sicuramente, nuove strade. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Bye bye.